Fedex al secolo Federico Lucia scende in politica? Punto interrogativo. È la domanda che molti si stanno facendo in queste ore di tempo. Perché? Perché secondo diversi giornali Fedex avrebbe comprato un dominio che sarebbe www.fedexelezioni2023.it. Ma non è sicuro ciò, infatti il dominio attualmente è inattivo. Però secondo il web, secondo internet, probabilmente Fedex al secolo Federico Lucia potrebbe scendere nei banchi della politica. Ma lo stesso tempo fa, se ben vi ricordate, ha sempre, diciamo così, rifiutato la politica, no? Sebbene lui stesso sia impegnato in iniziative di tipo benefico, no? Fa del bene agli altri, è una persona che considero un filantropo in piena regola, ma ha sempre escluso una candidatura o un impegno diretto nelle file della politica italiana. Però potrebbe aver cambiato idea in vista di quelle che sono le elezioni che ci saranno tra 2 anni, vi ricordo nel 2023. Tuttavia la società ZDF avrebbe registrato un dominio sul web che sarebbe proprio questo, ossia fedexelezioni2023.it. Tante le battaglie che Fedex al secolo Federico Lucia, vi ricordo, ha condotto col passare del tempo, battaglie anche importanti per quanto riguarda la difesa, quindi la tutela, della cosiddetta comunità LGBT, lesbiche, gay, transessuali, bisessuali, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, io non so se scenderà oppure no in politica, però potrebbe, forse, non si sa, forse potrebbe scendere in politica oppure no, non si sa. Io ho utilizzato in modo condizionale. Detto ciò, grazie a tutti, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Un saluto caro Felix, al secolo Federico Lucia, un abbraccio forte a lui. E soprattutto, se si dovesse candidare nelle file della politica, io non ci trovo nulla di male, anzi, è un gesto bello, un gesto corretto, che dimostra che l'uomo in questione ha grande voglia di fare e soprattutto vuole rimboccarsi le maniche. Questa è la mia opinione. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, Narratore Italiano, commentate. Un saluto caro e al prossimo video.